avevo chiesto di lasciarmi nell'info box, no. No, che merda. Ciao, buongiorno signore e signori. Benvenuti a un nuovo video del lunedì con Violetta. Nel video Disney femministi sfegatati vi avevo chiesto di lasciarmi nei commenti tutte le domande e curiosità che volevate farmi. Mentre aspetto che le domande si accumulino sotto quel video, mi metto a rispondere alle domande più famose del web, perché sto tag game ho fatto un po' tutti. Il tag 50 domande. Prima di iniziare voglio ricordarvi che venerdì 31 gennaio alle ore 21 sarò ospite in diretta su una web radio di cui vi lascio il link per connettervi nell'info box. Mi fanno le domande, credo. C'ho paura. Quindi vi aspetto il 31 alle 21. Vi basta cliccare sul link della web radio che vi lascio nell'info box. Cominciamo! Pensi di essere bella? Ma che se vede? Pensi di essere simpatica? Mazza una cifra! Pensi di essere intelligente? Che domande retoriche mi fanno, ma guarda un po'. Pensi di saperci fare con l'altro sesso? La domanda è, ci sa fare l'altro sesso con me? Il tuo segno zodiacale, bilancio ascendente sagittario, sole o pioggia? Sole, caldo, mare. Stagione preferita? Vabbè, estate. Cioccolato bianco o nero? Ma nero vuol di fondente. Al latte. Come i bambini. Perché io so dolce. Più facile ridere o piangere? Rangere. No, vivere. Recita la frase di un film. Ok, vorrei fare una domanda. Perché hanno inventato l'identificazione di chiamata? Cioè, a chi serve questo servizio? Ma su dai, per secoli! D'accordo, magari non per secoli, ma per tanti e tanti anni, la gente ha risposto al telefono senza sapere chi fosse. E per quanto ne so, non è mai morto nessuno. Poi, per esempio, se la polizia voleva sapere chi ha fatto una chiamata, poteva rintracciarla. Ma chi sono io, la polizia? Questa costante ossessione di sapere chi ti chiama dà la nausea. Ecco, rispondi al telefono e scopri chi è. Allora lo sai. Io dico solo che se un uomo non mi chiama, vorrei riservarmi il diritto di chiamarlo ogni quarto d'ora finché non risponde. Ma si sa, se lui guarda il telefono e vede sempre il mio numero, allora penserà che io sia una psicopatica, cosa che io non sono. È evidente. Mo dovete indovinare che film era. Che film era? 10 punti a Grifondoro. Che stai facendo? Ma che non avevi visto Luci da Argenteria? Scusami. Ti curi nel vestire? Sì, sono un po' maschiacciona, però... sì. Ti arrabbi facilmente? No, ma prendo atto del comportamento urtante della persona che ho di fronte e gli porto rancore per il resto della vita. In generale però sono una paziente. Hai qualche vizio? Non ditelo a nessuno, però magno nel letto. Ah, le volte che le lenzuola erano un campo coltivato di briciole. Un comportamento che ti dà fastidio. Quello dei bugiardi che sono convinti che non hai capito che ti stanno a dire una cazzata. Mi urtano perché se mi stanno dicendo una cazzata vuol dire che credono che io sono così fessa da poter abboccare. Quindi penso sempre che siano persone che hanno una stima molto molto scarsa di me. E mi urtano i nervi. Sei superstiziosa? A periodi. Dipende dalla quantità di misticismo che c'è nell'aria e dai livelli giornalieri dei segnali del karma. Quale persona non smetteresti mai di vedere? Le mie migliori amiche. Sei mai stata innamorata? Sì, certo. Credi nell'amore? Molto. Perché è fallita la tua ultima relazione seria? Perché lui si è innamorato di un'altra. Hai mai avuto il cuore spezzato? Più di una volta. Hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Oddio, non credo. Non che io sappia. Spero di no, comunque. Ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? No, migliore amico no. Di un amico però sì. Anzi, di più di uno. Ma mi è andata sempre male. Hai mai amato qualcuno senza dirglielo? No, alla fine non ho resistito, la mia boccaccia ha parlato. L'ho fatto almeno due volte e anche in questo caso è andata male tutte e due le volte. Hai paura di impegnarti seriamente? Beh, in effetti voglio essere sincera, un po' sì. Ma ci sto lavorando, giuro. Hai avuto più di 5 relazioni serie nella tua vita? Ho avuto più di 5 relazioni, non più di 5 relazioni serie. In realtà serie meno di 5. Sei felice? Ma la felicità è un concetto molto vasto. Nel senso, se fossi felice in ogni campo non saprei che ci sto a fare al mondo. Secondo me la totalità e la completezza della felicità in ogni ambito della propria vita ti rende infelice. Perché a quel punto non hai più conquiste da fare, non hai più battaglie da combattere. Cuori da conquistare. Sì, sono felice. Sono felice di non essere completamente felice. Stai mangiando qualcosa? No. Un polistirolo.
piace qualcuno? Certo. Il giorno più bello. Il giorno in cui apro o chiudo un set. Il giorno in cui ho un'idea e mi convinco che sia geniale. Il giorno in cui chiudo una sceneggiatura. Il giorno in cui vedo un film al cinema che mi fa venire la pelle d'oca. Il giorno in cui vedo uno spettacolo a teatro che mi fa venire la pelle d'oca. Il giorno in cui leggo i commenti sotto i video e mi sento connessa col mondo. Il giorno in cui creo qualcosa. E il giorno più brutto? Il giorno in cui non ho niente da fare. Il giorno in cui la bilancia non segna il peso che vorrei. Il giorno in cui la batteria del cellulare si esaurisce e non carica più. Il giorno in cui pago 8,20€ o peggio 10 se è un 3D per un film da merda. Il giorno in cui lo scarico non scarica. Il primo giorno di saldi. L'anno migliore? Beh, spero quello appena iniziato. Già festeggiato il tuo compleanno? Ben 26 volte. Mai fatto diete? A voglia. Iniziano tutte del lunedì, a parte quella post natalem. Quella dipende di che giorno cade il 7 gennaio. Fatto le ore piccole? A voglia. Campeggiato? Che schifo, sì. Roba da infami. In un merdosissimo bungalow con tre amiche in Sardegna. No, però troppe risate. Calcola, ti dico solo che fuori dal bungalow c'era un tappeto de scarpe. Ce ne siamo portate come se non ci fosse un domani. Una notte una di noi si è trovata un ragno nel letto e un'altra coraggiosissima ha iniziato a massacrare il letto a colpi di sedia. Sembrava stesse ammazzando un bambino, vi giuro, una cosa terrificante. Hai abbracciato qualcuno? No, guarda, sono una vera stronza. Io non abbraccio gli esseri umani, solo cani, gatti e coccodrilli albini. Hai mai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Una marea di cose di cui mi sono pentita. Hai viaggiato all'estero? Sì, ma ancora non quanto vorrei. L'ultima persona che hai abbracciato? Ancora questi abbracci. E il coccodrillo albino. L'ultima persona che hai chiamato? La mamma. L'ultima persona con cui hai gridato? Gridato, ma gridato malamente? Cioè proprio bleh! Ma nel senso tipo litigio? Ho gridato tipo famo cagnara. La tua parola preferita? Agghiaccio. Quando una cosa è particolarmente sconvolgente. Però detto così, agghiaccio. C'è una vita dopo la morte? Beh, se c'è una morte dopo la vita, e allora c'è anche una vita dopo la morte. La parte del corpo che preferisci? Mia? Tua? De chi? L'intestino grasso. Per cosa ti batteresti fino alla morte? In questo momento per un supplì. E il mio regno per un supplì. C'ho voglia. Sarò incinta? Bello, mi fio con una voglia di supplì in testa. Allora, siccome che me lo chiedete sempre, a sto giro va contento. Mi chiedete sempre, ma qual è quella canzone che metti sul finale dei tuoi video? E poi mi chiedono, ma con tutta sta tecnologia? Ma con tutta sta avanguardia? Ma non ce l'avete Shazam? Che stronzona, mamma mia! No, dai, è questa. Na 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 na. Dimenticate di andare a vedere i videoclip di Cappuccetto Rosso. Mago di Oz.